l'ultima giornata del girone di andata nella seconda categoria, il girone C, quello della delegazione di Catanzaro, e le due di testa si copiano anche nei risultati. E non va al di là del pareggio esterno 0-0 la Polisportiva Palermiti Acropani, e non va al di là del pareggio casalingo Lavatori Le Castella contro il Petronato. Quindi, in attesa del recupero di mercoledì tra Amatori Le Castella e Torre Melissa, che potrebbe portare la squadra delle Castella appunto a pareggiare i conti con la Polisportiva Palermiti, in attesa del scontro diretto di domenica prossima a Palermiti alle 14.30 al campo Mimmo Notaro appunto di Palermiti, tra le due squadre che stanno dominando questo campionato. Ma dicevamo che proprio non, le due squadre non si vogliono staccare, ne aveva l'opportunità entrando nel merito e la Polisportiva Palermiti, che sulla carta avrebbe dovuto giocare contro una squadra che lotta nella zona dei play-out, anche se non è molto invischiato in quanto ci sono pochi punti di distacco tra la zona salvezza e quella dei play-out. Però un Real Cropani che l'ha messa particolarmente sul settore agonistico, sulla parte agonistica dell'incontro, cercando di sopperire alla differenza di tenuta tecnica delle due squadre. Ma il Palermiti si è fatto un po' irretire, non è riuscito a fare il solito gioco, non aveva il tempo di poter operare le proprie diciamo scambi a centrocampo, perché veniva aggredito da due o tre uomini della squadra del Real Cropani, che alla fine hanno avuto anche le loro occasioni. È stato d'altra parte bravissimo il portiere di casa a parare una bellissima punizione di Mesicò, ma non più di tanto. Le occasioni non è che ce ne siano state tantissime, è un risultato che alla fine potrebbe starci, rimane l'amaro in bocca per la Polisportiva Palermiti, che a conoscenza del risultato delle Castella aveva avuto l'occasione proprio prima del scontro diretto di allontanarsi in classifica. Così non è stato, ma tant'è, come si dice, in un campionato dove d'altra parte le due squadre di testa finora non hanno perso, 10 vittorie e 2 pareggi, esterni quelli del Palermiti, interni quella delle Castella, ma comunque dicevamo questo risultato lascia tutto quanto, come si dice, alla redderazione tra le due squadre. Sul resto del fronte dobbiamo dire che hanno pareggiato tra Nuova Valle e Torre Melissa con i gol in anticipo di Zumpano per la squadra di trasferta e poi il pareggio di De Palma della Nuova Valle. Vince l'unica delle quattro squadre di testa, quattro squadre per dire, le altre due che seguono Palermiti e Le Castella, che sono Petronà, che come dicevamo ha pareggiato alle Castella, e il Sersalese che batte il Real Crotonei 3-2 con un gol al 92esimo di Barletta, che consente alla squadra di Sersale appunto di tenere la propria posizione. I gol tra Le Castella e Petronà sono stati di Berlingeri, di Brizzi per il Petronà, di Papaleo proprio per quanto riguarda Le Castella, dopo un iniziale vantaggio appunto di sempre della squadra di casa. Sporting Cancuri a Maroni è finita 2-2 con i gol alla fin fine nella ripresa al 47esimo della Caria, che riesce a pareggiare l'incontro dopo che la Marone si era portato sul 2-1 con una doppietta di Oliva Dotti. 1-1 tra Sporting Crotone e Real Chianò, anche in questo caso la squadra di trasferta si era portata in vantaggio, ma poi è stata raggiunta nel secondo tempo sul risultato di 1-1, cosa che lascia la Real Chianò ultima in classifica. Lo Schillecero, che non ha giocato per impraticabilità di campo nella giornata di sabato contro l'Academy Girivalco, e mercoledì ci saranno già 3 recuperi per quanto riguarda le squadre che non hanno giocato nelle partite che dovevano giocare nella rispettiva giornata di campionato, esattamente la decima, e quindi ci sarà il derby tra Nuova Valle e Academy Girifalco, ci sarà la partita, come abbiamo detto sempre, della Le Castella contro
la Torre Melissa, e in ultima ci sarà anche il recupero tra Real Giano e Schilleggiano, questo fissato alle 20.30 al campo del Verdoliva.